no, piccante. Poi vedete tutte le nostre donne al restauro, purtroppo il restauro tocca anche a loro. Questa sede esclusiva, questa maison di Berta. Come vedi qui la sede dopo anni di restauro è stata creata veramente su misura per un cliente esclusivo che vive con la distinzione di un momento come quello di questa sera, una serata evento che ci rende tutti ospiti, tutti interpreti di quello che sarà la linea proposta in passerella. Ormai l'aria fermenta, anche voi siete qua tutti assieme ad assistere proprio al via, al taglio del nastro ufficiale della sede Berta. Per la squadra Berta, per le nostre indossatrici, i nostri indossatori e per Yuri, art director della serata. Grazie mille Cristina, grazie mille a tutti voi ragazzi per aver dato il meglio in questa interpretazione al quale noi avevamo anche il cuore legato, il cuore del oro che c'è stato dietro. Io vorrei rubare ancora un attimo perché avrei un annuncio. Rumori di moda, edizione 2005. Un applauso a voi, gentile pubblico, per essere presenti su questa platea e poter esprimere con noi l'importanza e la rilevanza di un momento dedicato al grande collezionismo di automobili, il nostro passato, rivisitato in chiave moderna, la cura, l'estetica, la grande imprenditoria abbinata alle belle donne ben vestite, il sogno di qualsiasi uomo, una gran donna al suo fianco, una grande auto che lo conduce nel così per passare ai prossimi step, le prossime interpretazioni, i prossimi rumori di moda. Signori, ci siete? Pronti? Signori, non vi sentiamo, siete pronti? E allora diamo il via, ecco il nostro presenza di spicco. Somma Riva, One Night, One Fashion, la moda in anteprima. Buona visione! Mamma ma sa, mamma ma cosa, open up your mind, go view far. Mamma su, mamma sa, mamma ma cosa, open up your mind, go view far. Mamma su, mamma sa, mamma ma cosa, open up your mind, you can go view far. Mamma su, mamma sa, mamma ma cosa, yes, open up your mind, you can go view far. I touch a star with my finger, linger in the room. Create your own world and you can truly begin to be FREEFREE. Let the sun shine bright. Qué maravilla. Qué maravilla para Delta planar. Eu sou desse vento, só posso sonhar. Qué maravilla para Delta planar. Eu sou desse vento, só posso sonhar. Qué maravilla para Delta planar. Sou desse vento, só posso sonhar. In studio con noi l'organizzatore nonché presentatore di questa manifestazione, Yuri Patelli, che abbiamo invitato quest'oggi per conoscere e anche per scoprire qualcosa in più di questo appuntamento. Io ti ringrazio sicuramente Patrizia per averci dato l'opportunità di divulgare questa importante iniziativa, un'iniziativa patrocinata da Telecittà, da Telenordest, da Mondo Libero, Uno Magazine, il Gazzettino, il Mattino e Intraprendere per l'Unione Provinciale Artigiani, una grande sfilata di moda, un grande evento legato alla moda, alla musica, alla danza e soprattutto all'impegno sociale per merito dell'associazione Passo dopo passo, l'associazione Onlus a livello mondiale per la beneficenza e la solidarietà per i bambini malati di leucemia, abbiamo voluto creare questa grande iniziativa. Sarà... Judas Gangster.
E chi l'ha detto che gli eventi, anzi i magnifici eventi mondani di moda in particolare, non possano presentare dei risvolti sorprendenti e di grande umanità? Sabato 1 ottobre, nella piazza di Mestrino, in provincia di Padova, si è svolta una tra le più spettacolari kermesse di musica, spettacolo, danza, moda, ed è stata realizzata e ha avuto come principale obiettivo quello di sensibilizzare la raccolta di fondi per l'Onlus, passo dopo passo sulle orme di Fernando. Un'associazione benefica di volontariato che si occupa delle persone bisognose che vivono nelle favelas del Brasile a San Salvador. La casa di Fernando è appunto una struttura che, grazie all'attività e all'impegno sociale dei volontari, dà ospitalità a ben 400 bambini malati. Ma per poter sopravvivere questa struttura e continuare a portare aiuto a chi veramente ne ha molto bisogno, chiede il contributo anche piccolo di quanti si sentono di fare un gesto di generosità. Ecco quindi l'iniziativa, fortemente voluta dal suo ideatore e creatore, il personaggio noto nel mondo dello spettacolo e della moda Yuri Patelli, che, supportato sul palco dal DJ Nino Carollo, ha saputo conciliare sfilate di griff giovani, passerelle parigine e noti stilisti italiani, in un mix di moda, musica e coinvolgente spettacolo. L'evento è stato poi proiettato nel locale Sugar Reef di Piombino Dese, dove i numerosissimi invitati e il pubblico presente hanno potuto concludere gioiosamente la serata. Ormai sono pochi gli attimi che ci conducono a questa grande e importante fiera, Porto Maggiore, 493esima edizione di questa grande e straordinaria fiera. Storia di stile e storia di donne, un appuntamento imperdibile, la cultura della donna nella società della moda, con la contemporaneità della bellezza e della grande maestria dei professionisti che quest'oggi coadiuvano il lavoro e l'immagine delle nostre top model. Signori, a dopo!